Ciao ragazzi, ciao ragazze, come state? Oggi vi racconto perché sono stato molto, molto arrabbiato con l'Università Unipegaso. Praticamente ho dato 3 esami in 2 giorni, ovvero inglese, lingua e letteratura latina e letteratura italiana. E quindi praticamente dopo circa 10 giorni, no, sì, più o meno 10 giorni, ti danno l'esito della prova e mi hanno annullato l'esame di letteratura italiana con la seguente motivazione: se avessi voglia di fare montaggi video vi allegherei il proprio quello che hanno scritto. Siccome non ho voglia di fare montaggi, vi racconto semplicemente come in una specie di vlog, diciamo. Quindi mi hanno detto che io ho parlato a voce alta durante la registrazione, cosa non vera. Ho sussurrato, e nelle regole, cioè sussurrato ma non per copiare, perché comunque ero in questa stanza e non c'era nessuno. Io ho sussurrato perché anche durante le prove quasi militari che ho fatto per l'accesso all'Accademia ai Benedettini di Catania, per l'accesso alla Facoltà di Lettere dei Benedettini di Catania, una prova veramente militare che se ti cadeva la penna ti bocciavano, cioè anche lì si poteva sussurrare, e io proprio per leggere le domande facevo quindi Verga è nato nel, tipo così, ma per capirle mentalmente, capite? Secondo loro questo è stato motivo per annullarmi l'esame. Poi cos'è successo? Praticamente mi sono inquadrato da una prospettiva sbagliata, perché loro non lo dicono esplicitamente. Altra cosa che mi fa profondamente incazzare e motivo per cui sto facendo questo video: loro praticamente vogliono che tu hai la telecamera sopra lo schermo. Io l'ho messa su questo treppiede, ve lo faccio vedere, che è un po' più alto dello schermo. E praticamente cosa è successo? Che il mio sguardo sembrava, scusate se c'era una scritta, il mio sguardo sembrava che io guardassi in basso o di lato, invece era solo la prospettiva dello schermo. Cioè, perché ragazzi, allora io capisco tutto, capisco che c'è chi lavora e magari non ha voglia di studiare, ma io iscrivermi alla Pegaso e studiare e copiare o farmi, cioè la troverei una cosa imbarazzante e umiliante, quindi non lo farei mai. A parte che se appiccichi qualcosa nello schermo non lo possono vedere, e non dico che l'ho fatto perché non lo farei. Quando c'hai 54 lezioni a materia con un'infinità di domande, che cacchio servono i bigliettini? Scusate, sono arrabbiato. E quindi non serve mettere, copiare, cioè riesci perfettamente senza. Ok, chiusa questa parentesi, che io non ho copiato, non ho intenzione di farlo in futuro, e non perché sono su YouTube, ma perché proprio non mi interessa, non l'ho mai fatto in vita mia. Ho una laurea, ho frequentato l'iCampus, ho frequentato i Benedettini con profitto, cioè non ho mai copiato in vita mia, è una cosa che non faccio, secondo me è una perdita di tempo. Invece di prepararti i bigliettini, studi. Secondo me, comunque, chiusa parentesi, quindi brevemente vi spiego. Allora, intanto vi racconto anche un po' l'iter burocratico che è successo. Io ho visto questa voce, esame annullato, significa che la commissione, perché praticamente gli esami vengono registrati durante la sessione d'esame, tra l'altro hai 7 secondi per cliccare ogni 2 minuti su una cosa che ti spunta clicca, e se non clicchi paghi altri 150 euro per l'esame. Una ladrata, scusate, ma è una ladrata, perché se ti si blocca il mouse o il computer o qualsiasi cosa, 150 euro, cioè queste cose a me mi fanno imbestialire, perché sto iniziando a vedere degli interessi economici dietro. Cioè, se tu mi fai un'università privata seria, telematica, quello che è, ok, ma già ci lucra lo Stato sull'università,
I privati in un certo senso hanno più diritto di lucrare, perché lo Stato non dovrebbe proprio farlo, ma il fatto che ci lucri, se che lucrare sull'università mi fa incazzare, perché comunque se tu dai ai tuoi studenti un prezzo annuo di 1600, no? Per esempio, io quanto pago? 1600 più o meno, quindi cioè, deve essere quello il prezzo, non è che devi trovare degli escamotage furbettini per bocciare i ragazzi. Tra l'altro, letteratura, allora io vivo a Bologna, non la posso dare scritta, cioè scritta di presenza, perché per ora secondo me si stanno nascondendo dietro una situazione pandemica che non esiste per fare gli esami online. Se vola una mosca sullo schermo, pam, 150 euro. Questa è una ladrata. Ma vabbè, non è questo, cioè sì, è anche questo il punto del video, perché veramente è stato vergognoso quello che è successo, perché io non avendo copiato, cioè come si dice, paura, non, vabbè, facciamo stare detti, comunque non ho sbagliato io, quindi non devo essere io ad essere penalizzato. Ho mandato email a chiunque, ho mandato email, ho telefonato. Allora, ho chiesto, si può richiedere l'accesso agli atti. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu puoi vedere la registrazione della tua del tuo esame, perché altrimenti non la puoi vedere. E in effetti dalla registrazione sembrava che io guardassi di lato e in basso, ma perché se io metto, scusate, il coso così, cioè se io poi guardo le domande che stanno in basso, dove sembra che guardo? Cioè, ora era per farvi un esempio, ma capite che è una cosa vergognosa che mi hanno annullato l'esame, perché sembra che io capisco che come fanno altrimenti a stabilire chi copia e chi non copia, però secondo me di come è impostato mi sembra una ladrata, che volete che vi dica? Allora, mi è arrivata questa email, cioè ho scritto all'ufficio che si occupa della richiesta di accesso agli atti. Paghi 3,50 euro se un esame l'hai fatto entro un anno per avere la richiesta agli atti. Devi compilare un modulo, scannerizzarlo, inviarlo, documento d'identità, tutto quello che serve. Poi dopo 2 giorni, senza mandarmi neanche una mail, ho avuto l'accesso agli atti. Questa è una cosa vergognosa, perché comunque almeno potevate dirmelo, cioè se io non andavo a controllare. Vabbè, comunque l'importante è che io ho potuto vedere questo video. Stavo anche valutando di rivolgermi a un avvocato, anche perché ho un caro cugino avvocato, e dico, piuttosto che pagare 150 euro per la sede, li do a mio cugino e provo a fare il ricorso. Però siccome, cioè, hanno il coltello alla parte del manico, e questo mi fa incazzare, questo mi fa incazzare. E poi effettivamente da quel video è impossibile, diciamo, allora, parlare ad alta voce se lo sono proprio inventati, e penso che non sia legale, ma altrimenti ve lo metterei su YouTube e poi mi dite voi se ho parlato ad alta voce. Però lasciamo stare questo discorso. Vabbè, poi mi hanno detto, cioè nell'ultima email c'era scritto per presentare il ricorso chiamare il numero verde e farsi passare l'ufficio, come si dice, l'ufficio predisposto a questo. Ho chiamato, mi hanno detto no, lei deve rifare l'esame, non può fare niente, ma può provare a scrivere a infolettere. Ok, scrivo a infolettere @unipegaso.it, non mi ricordo. Gentilissimo, deve scrivere all'ufficio gestione esami, una cosa del genere. Scrivo all'ufficio gestione esami, indovinate cosa mi rispondono. Deve rispondere, deve scrivere all'email infolettere. Quindi io, incazzato come una iena, scrivo a infolettere e scrivo mettetevi d'accordo e fatemi sapere, cioè vi faccio molto un zunto, e fatemi sapere a chi devo scrivere, e non fate scarica barile per cortesia, perché io voglio sapere se posso fare il ricorso. Mi sono arrivate 2 email, veramente, avrete presente proprio, vabbè, lasciamo stare, livello veramente vergognoso di amministrazione. 2 email in cui mi si diceva, io chiedevo esplicitamente, posso fare il ricorso, sapete cosa mi hanno risposto? Per fare l'esame deve mantenere il silenzio, deve, cioè, le cose che sono già scritte sul sito, ma mi prendete per il culo? Vabbè, poi ho riscritto,
scrivendo che sapevo cosa bisognava fare durante l'esame ed ero anche incazzato nel tono della mail. Ho detto: per favore, fatemi sapere se posso fare ricorso. Cosa mi arriva? Di nuovo le regole per l'esame. Cioè, a questo punto, cosa fate? Ditemi, cioè, cosa fareste voi? Io sono confuso. Cioè, in realtà ormai no, ero confuso, arrabbiatissimo. E vabbè, mi sa che rifarò l'esame, anche se veramente mi fa arrabbiare e lo trovo veramente proprio sbagliato e vergognoso. Ecco. Però, come vi ho già detto, hanno il coltello alla parte del manico e si può fare a quanto pare ben poco. Forse se ricevono una lettera da un avvocato non rispondono apprendendoti per il culo, forse. Io non so poi se sono gli operatori della segreteria che sono cerebrolesi, scusando la parola, però, oppure è una questione di cioè che ti prendono proprio in giro. Cioè, se tu nella mail, quando ho chiesto l'accesso agli atti, mi dici che posso fare il ricorso e poi mi rispondi in questo modo, mi stai prendendo, come si dice in italiano, per il culo. Vabbè, io ora, siccome non voglio fare video troppo lunghi, vi faccio un altro video, che poi caricherò un altro giorno, in cui spiego quali sono veramente le regole per fare un esame all'Unipegaso, perché non ve le spiegano bene e ne approfittano per bocciare. Ciao Unipegaso!